Hai mai amato una donna per il suo carattere? Ti sei mai perso di qualcosa al di là del seno o del sedere? Ti sei mai innamorato di una donna per i suoi difetti? Per i suoi difetti? Ti sei mai chiesto quanti tagli e cambi di colore hanno dovuto subire i suoi capelli per voltare pagina e rinascere? E le labbra? E le labbra. Hai mai ascoltato quello che non dicono? Quello che non dicono. Devi prendere il vento per come soffia, il tempo per come viene e una donna per com'è. Per com'è. Quindi se stai cercando una donna, per prima cosa, devi sapere che le donne non bisogna cercarle, ma portarle via da chi non la apprezza. E si conquistano con la sincerità. Con la sincerità, con la sincerità. Ricorda che da una donna stupida puoi ottenere quello che vuoi, mentre da una donna intelligente solo quello che meriti. Per questo conquistarla non è una cosa facile, ma bensì un'arte. Un'arte. Nessuna zona è tanto sensibile quanto la mente di una donna. Conquista la sua mente e avrai le sue gambe e il suo cuore. Ma non farle innamorare se poi non sai continuare. Sprecheresti vita, tempo e sogni. Se vuoi solo portarla a letto, non aspettare troppo a dirglielo. Lascia che sia lei a decidere se divertirsi o aspettare altro. Non ingannarla solo perché non hai il coraggio di tirare fuori 2 minuti di sincerità. Per sedurre una donna. Per sedurre una donna, la prima cosa che devi imparare a fare è ascoltarla. Servono poche parole, quelle giuste. Non è ciò che dici, ma come lo dici. Quindi scegli con cura, soprattutto le parole da non dire. Prendila e trattala bene. Sì, prendi una donna e trattala bene. Forse all'inizio non capirà, penserà che sei uno dei tanti che la vuole sedurre per portarla a letto. Prendila e raccontati. Falle capire che vuoi puntare oltre, che sei una persona che punta il cuore. Prendila e mostrati per bene. Quando lei metterà dei freni, tu sii paziente. Nella seduzione non c'è cosa più sbagliata che sfoderare l'impazienza. Trattala meglio di tutte quelle che hai conosciuto sino ad ora. E corteggiala. Corteggiala sempre, corteggiala sempre. Perché un uomo è davvero speciale se continua a corteggiare una donna nonostante l'abbia già conquistata.